Grazie a Demetrio Metallo per la disponibilità e per la sensibilità che dimostra quotidianamente verso le Proloco. Siamo qui come momento di scambio degli auguri. Ogni anno l'abbiamo fatto, dal 2017 che facciamo questo consueto appuntamento, un'oretta per stare insieme, mezz'ora, quello che è il tempo che ci consente di rientrare, con l'augurio che il nuovo anno sia migliore di quello passato. Stiamo facendo un buon lavoro come Umpli provincia di Cosenza, scusate il ritardo, ma stiamo arrivando pure da un'altra provincia che è quella crotonese. Pino, ovviamente poi ci ritroviamo il 5 a Panettieri al presepe vivente, se no Presidente Gentile ci espelle. È nato questo format proprio per dare anche un minimo di riconoscimento, al di là del momento conviviale degli auguri. Il padrone di casa che è scappato, Isabella, non lo vedo, ringraziando Isabella, ma soprattutto la moglie di Isabella. Isabella ci fa disperare, a Pino Gentile e a me, in primis a Pino Gentile, poi a me, poi aggiungiamo anche Giovanna, Maria Luisa, fa arrabbiare un po' a tutti. Però questo è un momento informale, Mimmo. Vedo con piacere, rivedo a Mimmo, che non è stato Mimmo De Luca, non è stato molto bene, felici di rivederlo, e quindi anche questo momento deve essere un momento per rafforzare i valori che abbiamo, i valori dell'amicizia, l'ho detto in una lettera, il senso di appartenenza, Pino, perché se no uno appartiene alla Proloco, all'Umbria, e poi partecipa quando quando così, in modo estemporaneo, no, le partecipazioni, questo lo faremo anche con un regolamento, devono essere garantite almeno per il 75%, vale a dire consigli, formazione, assemblee e questi momenti ludici, diciamo momenti ludici perché non siamo né a fare un consiglio né a fare un'assemblea, ma a fare uno scambio, come dicevo in apertura, uno scambio degli auguri. Quindi la partecipazione deve essere garantita. C'è la scusante che giustifichiamo, il fatto del maltempo, noi abbiamo trovato pure maltempo e lo giustifichiamo, però dall'anno nuovo, Giovanna mia, chi non partecipa sarà sanzionato di questo format. Le aziende, i comuni che collaborano attivamente avranno questo simbolico riconoscimento. Come dire, vi sollecita sempre di più a collaborare con la Proloco, quindi grazie per quello che fate, per la vitale collaborazione, professionalità e qualità umana nel promuovere e valorizzare con senso di responsabilità e impegno costante il patrimonio culturale e le risorse umane. Grazie. Ovviamente le Proloco e quello che fanno, unito ovviamente alla collaborazione vostra, rispecchia, così come il messaggio per le Proloco, il messaggio anche per voi. Grazie per la collaborazione, grazie alla Proloco che ha segnalato, perché poi questo format nasce proprio chiedendo alle Proloco di segnalare quelle aziende che costantemente collaborano. Certo, io cerco sempre di collaborare un po' con tutte le associazioni, poi con loro che ci conosciamo già da un bel po', di più, anche perché promuovono qualcosa nel territorio dove c'è abbastanza c'è carenza di eventi e di manifestazioni, per cui lo faccio con piacere, anche se non ci fosse stato questo l'avrei fatto. No, lo so, però questo vi deve, come dire, stimolare sempre di più. Considerato una cosa, noi abbiamo fatto come Umpli nazionale una ricerca legata all'impatto socio-economico delle Proloco. Ci sono dei numeri elevatissimi, vale a dire, ogni qualvolta una Proloco organizza un'iniziativa, quel flusso di visitatori, quel flusso di persone che richiama,
incentivano poi quella che è l'economia locale, quindi danno un supporto all'economia locale. Quindi grazie alle Pro Loco, che fanno veramente con spirito di sacrificio e davvero per il bene della collettività iniziative e manifestazioni. Peccato che magari alcuni vedono sempre del lucro in ogni cosa. Purtroppo siamo in una società, forse poi al sud ancora maggiore, a pensare sempre male. Lo possiamo però certificare questo, che non c'è lucro, anzi, lo possiamo certificare. Ok, grazie. Grazie a voi, grazie, grazie per la presenza. Ovviamente la stessa cosa per Marco Marchese, grazie per la collaborazione, per la costanza. Ovviamente questo è, come dicevo prima, deve essere un monito, uno stimolo a collaborare sempre di più, anche perché il lavoro delle Pro Loco è un lavoro encomiabile. Se ci sono le imprese e gli enti pubblici a collaborare, ancora di più, ancora meglio. Quindi grazie a te, grazie alla Pro Loco Ricleto che ha indicato ovviamente in modo lungimirante questa azienda, e quindi ecco i complimenti e il ringraziamento. Un passaggio anche lo chiedo anche a lei e poi alla presidente della Pro Loco Ricleto. Grazie, grazie, soltanto un piacere, perché noi come Liberi TV facciamo volontariato culturale e quindi è un piacere collaborare con la Pro Loco e raccogliere tutti questi documenti, spesso, anzi quasi sempre di altissimo valore, che altrimenti si disperderebbero. Noi invece li raccogliamo e li mettiamo a disposizione di tutta la collettività attraverso i nostri canali social, attraverso il nostro sito internet, attraverso YouTube. Grazie. E io non posso che ringraziare veramente Liberi TV, perché quest'anno hanno veramente dato il massimo per la nostra Pro Loco piccolina, appena nata sul nostro territorio, però hanno dato visibilità costante ai nostri eventi, e questo ci ha permesso un po' di uscire da quello che è l'anonimato iniziale di una Pro Loco, incoraggiandoci anche, perché anche l'impatto, no, di confrontarsi con le telecamere, di parlare, insomma questa cosa è, e con loro è stato un po' quasi un gioco, però è riuscita bene. Noi siamo contentissimi perché ci siamo incoraggiati come gruppo, e questa sera è stato veramente un piacere averli qua con noi, e io ringrazio il presidente che veramente ha dato l'opportunità di dare voce a questa serata. Godiamocela, grazie. Grazie, grazie. Giovanna, la presidente della Pro Loco di Belmonte, ha proposto l'amministrazione comunale, perché da sempre collabora con noi supportandoci in tutte le manifestazioni. L'azienda con la Volpe, con la quale noi organizziamo Vivere Belmonte, anzi approfitto per comunicare che nel 2020 si realizzerà Vivere Belmonte, perché ormai da qualche anno è diventata una manifestazione biennale. Che dire, è un'azienda leader sul territorio che dà supporto non solo alla Pro Loco di Belmonte, ma a tutte le associazioni del territorio. Il VAB, Villaggio Albergo Belmonte, perché questa struttura ci ha permesso di portare avanti l'accoglienza di ospiti delle nostre manifestazioni. Non sono presenti, l'amministrazione comunale non è rappresentata, perché in questo momento c'è un consiglio comunale. Il VAB, il titolare del VAB è il vice sindaco di Belmonte, per cui è impegnato anche lui nel consiglio comunale naturalmente, e con la Volpe, perché dei due fratelli è in Sicilia e l'altro chiaramente ha necessità di essere presente nel negozio, perché questo è il momento di maggiore afflusso dei clienti. Li ringrazio e ringrazio il presidente per averci dato l'opportunità
l'opportunità appunto di attestare la nostra stima e il nostro ringraziamento nei confronti di queste attività e di questi enti che ci supportano. Grazie, grazie. Allora, oltre al Petit Bar che abbiamo premiato qua, noi abbiamo segnalato, e alla Principessa che abbiamo premiato qua questa sera, abbiamo segnalato il Conad, che gli avevamo, mi avevano garantito che sarebbero stati presenti, ma evidentemente qualche impegno dell'ultimo momento non li hanno bloccati sicuramente. Allora era il Conad, l'azienda Suriano, Giancarlo Suriano, che mi aveva garantito che sarebbe venuto pure, evidentemente ancora non è rientrato da uno dei suoi tour, però collaborano con noi, quindi gli facciamo anche a loro un augurio di buone feste e gli consegneremo poi l'attestato in un secondo momento. E anche l'azienda agricola Michele Ruggero al Antonio Veltri per la collaborazione che ci fornisce ogni anno al Festival della Cipolla. Quindi sono questi altri tre assenti, oltre aver parlato con Maria Luisa, con Cleto, per quanto riguarda il discorso di Liberi TV, perché io l'ho visto stasera per la prima volta, ma io qui Antonio, che poi gli daremo anche un attestato a lui particolare, perché è sempre con noi, è sempre presente, quindi uno particolare a Liberi TV, perché vi ringraziamo per esserci sempre con noi, e uno ad Antonio perché è quello che è sempre operativo al 100%. Quindi tutto qua, penso che uno a Pino Gentile non ci può dimutare, che non ne vale la pena. Pino Gentile ti aspetta il 5 a Panettieri. Ci aspetta il 5 a Panettieri, ma noi il 5 siamo impegnati.